Buonasera compagne, compagni, avviciniamoci. Grazie di essere qui in questa giornata abbastanza torrida romana, ma noi passeremo un bel momento insieme. Aspettiamo che prendano posto. Avvicinatevi, avvicinatevi. Siamo un po' bardati, come vedete, no? Giochiamo a carnevale nuovamente. Ci siamo? Allora, iniziamo i lavori musicalmente. La musica ci accompagna sempre, no? Accompagna il nostro lavoro, il nostro studio. L'ho accompagnato da tempi immemori. Lo dico anche da musicista, la musica incita gli animi, fin dall'epoca dei greci e da prima, con la teoria dell'ethos. Prego, prego, siamo qui con la teoria dell'ethos che ci aiutava, appunto ci insegnava che la musica ristora gli animi, ma fa sì anche che durante una guerra, se si vuole essere più vigorosi, c'è bisogno di una musica più ritmata. Oggi dobbiamo essere ritmati, sincopati, non solo perché c'è la partita, ma perché i tempi sono questi nostri, anche per rispetto dei nostri ospiti cinesi. Iniziamo musicalmente con le voci di Flaviana Rossi ed Enrico Capuano, che ci canteranno la nostra internazionale. Grazie. Beh, facciamo senza microfono e soltanto la prima strofa. Questa canzone dal 1871 accompagna tante generazioni in omaggio della Comune di Parigi e soprattutto una canzone cantata da milioni di persone ma da più generazioni. Questo è importante ed è un brano secondo me che avrà sicuramente un futuro. Si tratta di ricominciare, avere la gioia di ricantarle le nostre canzoni, quelle nuove che si faranno ma anche quelle che appartengono alla storia. Quindi facciamo soltanto la prima strofa e chi ci vuole seguire si fa soltanto che piacere. Vai! Compagni, avanti un gran partito, noi siamo dei lavoratori, rosso un fiore in petto c'è fiorito, una fede c'è nata in cor. Noi non siamo più nelle officine, dentro terra le gambe al mar, la pepe sempre all'opra china, senza ideale in cui sperar. Sullo grazie ai compagni. Dunque, iniziamo i lavori con il saluto e il benvenuto da parte del compagno Leone del Circolo Concetto Marchesi che ci saluterà. Si sente? Allora, buonasera a tutti, intanto un ringraziamento ai compagni dell'ambasciata della loro presenza e niente, quindi siamo onorati soprattutto della loro presenza, quindi a noi va tutto il piacere di questa presenza.
volevo ricordare un attimo la storia di questo circolo, nonostante siano passati gli anni e molti. Questo circolo nasce circa 50 anni fa, sulle macerie di un quartiere dell'epoca mussoliniana, buttato giù, case fatiscenti, e i compagni proprio dell'all'epoca sezione del partito presero questo posto che era pieno di macerie e lo trasformarono in parco. In parco inizialmente per bambini, ma poi un parco sociale dove un'associazione culturale appunto denominata che ricorda il compagno Concetto Marchesi gestisce il suo parco da ormai 50 anni. Ma noi siamo onorati di ospitare i compagni del Partito Comunista Cinese perché sta nella nostra tradizione, nella tradizione di questo quartiere e di questa zona. Da sempre una zona dove internazionalismo proletario, la fratellanza, la solidarietà dei popoli ci ha avuto i suoi valori cardini della propria storia. Qui nel corso degli anni, diciamo così, non può sembrare in questi momenti storici, ma qui ha attraversato la storia internazionale del mondo. Qui la prima squadra di calcio era intitolata Compagno Greco Beloiannis, ammazzato dagli inglesi negli anni 40. Qui c'è un compagno, Rochini, che giocava con qua squadra di calcio. Quindi i valori di internazionalismo proletario sono ben cari a noi. Qui ci furono veglie per la guerra in Vietnam, ci furono veglie per la guerra in Corea. Questo quartiere ha combattuto per l'internazionalismo proletario. In questo quartiere sono venuti i compagni palestinesi, hanno piantato insieme a noi un olivo per la pace e la solidarietà tra i popoli. In questo quartiere, in questa festa, è stato ospitato in questo luogo il compagno Viktor Ampilov, mancato pochi anni fa, segretario del Partito Comunista Operaio Russo. Proprio in questo posto, fisicamente qua, c'era un palco che l'11 settembre del 73 suonavano gli Inti Illimani, il giorno del golpe cileno. Qui il gruppo cileno, esule poi diventato, ha suonato proprio in questo palco allestito qui quei giorni. Quindi ripeto, la prossima settimana si svolgerà qualche giorno un'iniziativa non da noi, in collaborazione con nostra, sui problemi da Bielorussia. C'è stata due settimane fa un'iniziativa sulla Palestina. Quindi ripeto, noi siamo onorati per questo di onorare i compagni cinesi, perché i compagni cinesi qui si trovano a loro casa, qui si trovano nel loro posto e qui sempre troveranno compagni a cui fare affidamento. Viva il Partito Comunista Cinese, viva la Cina, Repubblica Popolare Cinese. Grazie. Grazie. Grazie compagno. Noi siamo qui per festeggiare dunque il centenario del Partito Comunista Cinese e lo faremo con alcune relazioni, la prima della quale è, e chiamo il compagno che se ne occupa, la storia del Partito Comunista Cinese a opera di Alexander Obel, della Segreteria Nazionale del Partito Comunista Italiano. Allora, grazie compagni e compagni per questo invito, un ringraziamento alle compagne e compagni che hanno promosso, che hanno organizzato questa iniziativa, oltre che al Circolo Arci che la ospita. Vorrei cominciare con le parole di uno storico che è attualmente tra i massimi studiosi della storia del comunismo del Novecento, Stephen Smith, il quale ha scritto: man mano che il XXI secolo avanza,
Sempre di più la rivoluzione cinese appare come la grande rivoluzione del XX secolo, per la profondità della mobilitazione sociale, per l'ampiezza delle sue realizzazioni e anche per la sua durata. Certo, molto probabilmente la rivoluzione cinese non ci sarebbe stata, o comunque non avrebbe avuto questi stessi caratteri se non vi fosse stata la rivoluzione d'ottobre, la rivoluzione del 17, che ha dato vita a un processo storico di portata mondiale. E tuttavia è vero che l'esperienza cinese ha, come dire, plasmato il mondo negli ultimi decenni, anche dopo il crollo dell'Unione Sovietica e dopo la fine di quell'esperienza, e continua a plasmare il mondo nei suoi assetti globali. Ecco, questo processo grandioso, che fa parte di un più generale processo di apprendimento, come diceva Domenico Lo Sordo, processo di apprendimento che le classi subalterne, i socialisti, i comunisti, gli antiimperialisti fanno da almeno due secoli, questo processo grandioso ha la sua origine in un fatto, se vogliamo, piccolo, apparentemente piccolo, appunto un fatto che accadde un secolo fa, nel luglio di un secolo fa, allorché un numero molto limitato di delegati, 12 delegati, si riunirono per dare vita al Partito Comunista Cinese, ed è questa la data che oggi ricordiamo. Naturalmente anche per quanto riguarda l'esperienza del comunismo cinese, la grande svolta era stata data dalla Prima Guerra Mondiale, che aveva acutizzato tutte le contraddizioni. Nel 19 era nato il Movimento 4 Maggio, movimento nettamente antiimperialista, che aveva posto le basi per una forte crescita dell'influenza del marxismo e delle idee comuniste. E a questo sviluppo del marxismo in Cina diede un grande impulso la Terza Internazionale, che appunto nasceva proprio in quei mesi e che individuò subito la centralità della lotta dei paesi coloniali contro l'imperialismo come un elemento essenziale per la trasformazione socialista su scala mondiale. Quindi non solo la centralità dell'esperienza della Russia sovietica, non solo l'Europa capitalistica, i luoghi dove lo sviluppo delle forze produttive era più avanzato, ma anche fondamentale il ruolo dei popoli coloniali. Già nel 20 ci fu la grande conferenza dei popoli d'Oriente a Baku, che lanciò la parola d'ordine della liberazione dei popoli. E allora, come ha scritto una grande storica della rivoluzione del partito cinese, Enrica Collotti Pischel, quando il socialismo giunse in Cina, vi giunse nella sua impostazione leninista, sulle basi delle tesi della Terza Internazionale e anche del modello bolscevico di partito comunista. Significativo fu il ruolo di studenti e intellettuali rivoluzionari, molti dei quali avevano studiato all'estero, prima a Parigi, dove tanti rivoluzionari passarono, e poi dopo a Mosca. Naturalmente divenne Mosca il centro di questo movimento mondiale. E il compito che questi studenti, intellettuali rivoluzionari si assunsero fu quello appunto di portare le idee del marxismo in Cina e di trasmetterle alla classe operaia e ai contadini. E in effetti nel giro di poco tempo si svilupparono nuove generazioni di militanti e quadri operai. Il congresso fondativo, dicevo, avvenne nel luglio del 21 a Shanghai, nei locali di una scuola femminile rimasta vuota per le vacanze e con la sola presenza del cuoco custode che consentì che quel congresso cominciasse. Poi si spostò in casa di un delegato e poi, quando i 12 rappresentanti ebbero sentore del fatto che la polizia era sulle loro tracce, si spostò sul lago Sihu, e quindi tre giornate di questo congresso si tennero su un barcone che i 10, perché due erano rimasti a Shanghai, tennero appunto fingendosi dei gitanti, dei turisti in gita sul lago, ma in realtà stavano facendo qualcosa di molto più importante. Ecco, come riporta un resoconto pubblicato nel 1936 sulla rivista dell'Internazionale Comunista, fin dall'inizio fu chiaro per il Partito Comunista Cinese il nesso tra lotta per l'indipendenza e lotta per il socialismo, ruolo dei comunisti e loro presenza nel più vasto movimento democratico. Le risoluzioni, scrive questo documento pubblicato appunto sulla rivista del Comintern nel 1936, le risoluzioni adottate assegnavano al partito come compito principale la lotta per la dittatura del proletariato. Ma nel definire la tattica da adottarsi nel periodo di transizione fu chiarito che il partito
lungi dal rinunciare alla sua partecipazione al movimento democratico, anticoloniale, antiimperialista e a prendere nella direzione, doveva al contrario trascinarvi risolutamente il proletariato. Il congresso infine si pronunciò per l'organizzazione di un partito della classe operaia disciplinato e combattivo. Ecco, come vedete, quindi fin dall'inizio l'impostazione fu molto chiara: autonomia organizzativa e politica del Partito Comunista, avanguardia della lotta e al tempo stesso incontro, fusione, unità d'azione con le altre forze in lotta contro i signori della guerra, contro le forze reazionarie interne e contro il capitale straniero che in quel momento opprimeva la Cina. Il secondo congresso nel 22 pose l'obiettivo concreto dell'alleanza del proletariato industriale che in Cina cominciava a crescere, tessili, lavoratori marittimi, eccetera, con altre forze rivoluzionarie o comunque in lotta per l'indipendenza, in particolare i contadini poveri e la piccola borghesia. E al terzo congresso si stabilì l'alleanza organica col Kuomintang, il partito nazionalista allora guidato da Sun Yat-sen, che in quel momento aveva un'impostazione progressista, un'impostazione di sinistra, che sarà rovesciata dopo la morte di Sun Yat-sen dal suo successore Chiang Kai-shek, che invece dopo poco romperà l'alleanza con i comunisti e si trasformerà in uno dei più accaniti avversari dei comunisti. Bene, questo ingresso dei comunisti nel Kuomintang fu in qualche modo anche favorito e suggerito dagli emissari della Terza Internazionale, del resto lo stesso governo sovietico aveva stretto rapporti. Ci fu uno scambio anche di consiglieri militari, molti quadri del Partito Comunista e del Kuomintang andarono a studiare a Mosca. Molte poi sono le tappe successive, di cui non c'è il tempo per parlare, possiamo soltanto elencarle: la nascita del movimento 30 maggio nel 25, studenti operai di Shanghai in lotta contro il regime delle concessioni che dava mano libera al capitale straniero a partire dai giapponesi e dalle loro guardie armate che compivano violenze contro i lavoratori cinesi, e il tentativo di unire questa lotta urbana nelle città con la lotta dei contadini, con la lotta nelle campagne. Il ruolo di Mao fu fondamentale proprio nel tenere insieme queste due componenti. Dicevo, la rottura col Kuomintang e anche le repressioni violente del Kuomintang nel 27, il massacro di Shanghai contro appunto la città di Shanghai che era insorta e dove vittoriosamente i comunisti avevano conquistato il potere. E inizia a quel punto una strategia di lunga durata dei comunisti cinesi, la costruzione di basi rosse, soviet operai e contadini, e poi nel 34-35 l'epopea della lunga marcia, un'operazione militare fondamentale che pone le basi poi per la controffensiva dei comunisti, ma anche un'operazione politica, perché man mano che questi comunisti avanzavano costituivano comuni agricole, scuole di partito, cooperative, quindi non si limitavano a occupare territori ma facevano politica. E arriviamo quindi all'aggressione giapponese. In tutte queste vicende permane l'intreccio tra lotta contro l'invasore, in questo caso appunto i giapponesi, e lotta di classe, battaglia antiimperialista e prospettiva socialista, costruzione di un nuovo potere popolare fino alla vittoria della Repubblica che abbiamo appunto nel 1949. Al microfono. La vittoria della Repubblica Popolare, dicevo, nel 1949. Ecco, quando vado rapidamente verso le conclusioni di questa rapidissima cavalcata nella storia di questo partito che meriterebbe giorni e giorni di riflessione, ma quando nel 49 il Partito Comunista Cinese conduce la rivoluzione fino alla vittoria, la rivoluzione che si intreccia con le dinamiche della Seconda Guerra Mondiale, fino alla proclamazione della Repubblica Popolare, aveva quindi dietro di sé un notevole bagaglio di esperienze pratiche e di elaborazione teorica. E un elemento forte di tale percorso era il concetto di nuova democrazia, elaborato da Mao nel 1940. Tra l'altro, 4 anni prima, invece, il nostro Palmiro Togliatti aveva parlato di democrazia di tipo nuovo, assistendo a quello che accadeva nella Spagna repubblicana. Bene, in questo articolo del 40, sulla nuova democrazia, Mao spiega con grande chiarezza di che si tratta. Il proletariato, i contadini, gli intellettuali e altri strati della piccola borghesia sono le forze fondamentali che determinano il destino della Cina. Quindi un arco di alleanze, diremmo in termini gramsciani, un blocco storico.
La Repubblica Democratica Cinese che noi vogliamo creare non può che essere una Repubblica Democratica sotto la dittatura congiunta, dittatura democratica, Mao usa questo che può sembrare un paradosso ma invece ha un significato concreto, di tutti gli elementi antiimperialisti e antifeudali diretti dal proletariato, cioè una Repubblica di nuova democrazia. E ancora, questa nuova democrazia sarà la forma di un periodo storico determinato e perciò una forma di transizione. Quindi Mao immagina che la transizione al socialismo in Cina non avvenga istantaneamente, ma abbia delle tappe. E questo modello originale di nuova democrazia, che è diverso naturalmente dalle democrazie parlamentari borghesi, ma è anche diverso dal modello sovietico, da una democrazia compiutamente socialista, aveva un suo contraltare anche sul piano economico, cioè delineava un modello di economia mista. Scrive Mao nel 40: le imprese gestite dallo Stato della Repubblica di Nuova Democrazia sotto la direzione del proletariato hanno carattere socialista e costituiscono la forza dirigente dell'intera economia nazionale, qualcosa che ci ricorda anche la Cina di oggi. Tuttavia, lo Stato non assume in gestione altre forme di proprietà privata capitalista e non proibisce lo sviluppo della produzione capitalista quando essa non domini la vita del popolo. Ecco, mi sembra che queste intuizioni che Mao ebbe già nel 40 e che poi ribadì nel 49 hanno un'attualità enorme. Sappiamo che poi negli anni successivi ci furono anche delle accelerazioni, anche delle forzature, grande balzo in avanti, la rivoluzione culturale, ma sempre il Partito Comunista Cinese ebbe modo poi ed ebbe la capacità anche di correggere, di rettificare alcuni orientamenti, perché alla base della sua impostazione aveva questa impostazione profondamente dialettica che Mao gli aveva fornito. È proprio questa impostazione dialettica che consentirà poi a Deng Xiaoping nel 1978 di operare una svolta significativa, la svolta che lancia con il discorso delle quattro modernizzazioni: agricoltura, scienza e tecnologia, industria e difesa. E qual era l'obiettivo di queste quattro modernizzazioni? Costruire un paese socialista di alto grado di civilizzazione e democrazia entro il 2000. Beh, oggi che il 2000 l'abbiamo superato da circa 20 anni, possiamo dire che quell'obiettivo i comunisti cinesi lo hanno ampiamente raggiunto, anche perché su questa strada hanno continuato a camminare dopo anche Deng, i suoi successori, fino all'attuale leader, Xi Jinping, che non solo sta ridefinendo e precisando la via cinese al socialismo, come diciamo noi italiani, o il socialismo con caratteristiche cinesi, come dicono loro, ma è lo stesso concetto, ma sta facendo anche qualcosa in più, su cui invito tutti i compagni a riflettere. Cioè, Xi Jinping e il Partito Comunista Cinese sono una delle pochissime forze politiche che contano tanto nel mondo a offrire proposte, prospettive, soluzioni ai problemi globali che l'umanità ha davanti a sé. Questa capacità di avere quindi una forte dimensione nazionale, ma anche una forte capacità internazionalista, e avere sempre presente la dimensione globale dei processi, avere sempre in mente che gli interessi dei comunisti sono gli interessi di tutta l'umanità contro la barbarie capitalista, questo è un elemento che deriva da quella grande storia e che per fortuna i comunisti cinesi hanno ancora ben presenti. Quindi noi auguriamo a loro ancora 100 di questi anni, di questa storia gloriosa, e speriamo di cementare sempre di più l'amicizia tra i nostri due partiti. Ben detto, grazie compagno, hai fatto una cavalcata interessantissima. Grazie per essere stato incalzante e tu hai parlato della storia del Partito Comunista e adesso noi ci occuperemo della politica attuale invece della Cina e sarà proprio il compagno Francesco Maringiò, coordinatore nazionale del Dipartimento Esteri del Partito Comunista Italiano, ad intervenire. Grazie. Sì, grazie a tutti. Io vorrei ringraziare innanzitutto ovviamente i compagni del Circolo Arci che ci ospitano oggi e vorrei ringraziare il mio partito che mi ha dato la possibilità di questo intervento e poi vorrei rivolgere un ringraziamento particolare al compagno Zhang e alla compagna Wang che sono venuti e ci davvero ci onorano della loro presenza. Sì.
Il compagno Antonio Gramsci ci ha insegnato che il processo di traduzione non consiste semplicemente nel passaggio di parole e di idee da un dizionario ad un altro, ma è un processo un po' più complesso di trasposizione di idee da un sistema concettuale a quello della cultura di arrivo, lì dove le nuove nozioni si vogliono portare. Allora potete capire quella che è stata la mia meraviglia quando ho scoperto che in cinese la parola contraddizione, che si dice, lo pronuncerò male, ma insomma contraddizione in cinese si dice Moudun, questa parola significa lancia e scudo. La Cina ha rappresenta un continuum culturale da diverse migliaia di anni e la lingua ha stratificato concetti e significati in un arco di tempo davvero impressionante. Per questo motivo questa parola Maodun è associata a un'antica leggenda che racconta di questo armaiolo che era capace di forgiare la spada invincibile che avrebbe vinto ogni battaglia insieme anche allo scudo inscalfibile che avrebbe coperto da ogni colpo. E per cui quando in battaglia un uomo che aveva la spada invincibile si incontrava con colui che aveva lo scudo invincibile, ecco che sarebbe nata una contraddizione, perché non si sarebbe potuto capire dal principio chi avrebbe avuto la meglio in una battaglia. Immaginate che potenza evocativa anche solo questa parola ha. E quindi potrete capire quando, diciamo, la meraviglia che io ho vissuto quando ho capito l'operazione compiuta da Mao Zedong nei suoi scritti sulla contraddizione, che è stato capace di portare nella cultura cinese, con quel substrato che ho cercato prima di rappresentare, quindi nutrito della civiltà millenaria, il seme di una riflessione che egli piglia dal passato ed è che egli piglia, diciamo, dall'esterno, dal marxismo occidentale, e di portarlo in Cina dandogli appunto un significato profondo. E proprio questa operazione culturale, quella che i cinesi chiamano dissinizzazione del marxismo, che sta alla base della costituzione del partito. Quando i principi marxisti nell'Ottocento si cominciano ad affiancare in Cina e si combinano con quella che è la cultura e la storia tradizionale, il pensiero leggista, confuciano, taoista, ecco che in questo incontro, ma anche in questo scontro di culture, in qualche modo si innestano i semi del marxismo e comincia quella storia che porta questi intellettuali, soprattutto giovani, arricchiti dall'esperienza straordinaria della rivoluzione d'ottobre e soprattutto dalla sua parola d'ordine, che arricchisce anche lo stesso manifesto del Partito Comunista, perché la rivoluzione d'ottobre dice proletari e popoli oppressi di tutto il mondo unitevi. Ecco che in questo connubio di cultura tradizionale, di marxismo importato in Cina e sinizzato, della grande esperienza e del grande messaggio della rivoluzione d'ottobre, e in questo crogiuolo che 100 anni fa, lo spiegava prima Alexander Ebel, questo nucleo di intellettuali e di dirigenti politici arrivano alla conclusione che è arrivato il momento di fondare il Partito Comunista in Cina. Quindi il processo di sinizzazione è fondamentale per capire le caratteristiche di questo partito oggi. E un altro aspetto fondamentale per capire le politiche del Partito Comunista è quello della sua capacità di riforma, di trovare rispetto ai problemi nuovi che il marxismo, come ogni esperienza storica, trova davanti, la capacità di superare questi problemi attraverso un processo di riforma che recupera tutti gli aspetti originari, la missione originaria del marxismo, ma innervandola in un contesto nuovo. Il segretario del Partito Comunista cinese Xi Jinping ha scritto un testo un mese fa che è molto importante sulla storia del Partito Comunista cinese. E all'interno di questo testo egli dice che il carattere più peculiare e al tempo stesso il più grande vantaggio del partito è proprio la capacità di autoriforma, e questa autoriforma guida oggi una nuova grande rivoluzione sociale.
Un altro aspetto, scusate se vado ovviamente in maniera un po' schematica, fondamentale per capire le caratteristiche del Partito Comunista Cinese e guardare a quello che è stato appunto il percorso della politica di riforma ed apertura, che ha rappresentato un passaggio importante non solo per lo sviluppo della Cina, ma per l'arricchimento che ha portato al pensiero marxista a livello internazionale. Perché senza lo sviluppo dell'economia, questo ci hanno insegnato i compagni cinesi, e senza le riforme stesse del partito, non si sarebbe potuto socializzare nient'altro che la miseria, allontanando piuttosto che avvicinando l'obiettivo storico della società comunista. E quindi l'importanza dell'autoriforma è stata la condizio sine qua non affinché il partito abbia adottato un approccio centrato sul popolo e sul soddisfacimento dei bisogni del popolo e sia stato in grado per questa via di esercitare una leadership complessiva su tutti gli ambiti del paese. Non dobbiamo mai dimenticarci che nel corso del Novecento, nella storia del pensiero marxista, c'è stata un'idea, una lettura binaria dello sviluppo del marxismo. L'idea, insomma, che si passasse dal capitalismo o addirittura dal sottosviluppo al socialismo attraverso un solo e rapido elemento di rottura. L'innovazione del pensiero e della pratica del Partito Comunista Cinese attraverso proprio prima la sinizzazione del marxismo e poi la politica di riforma e apertura è stata l'introduzione di un concetto della lunga fase della transizione. In questo il compianto Domenico Losurdo ci è maestro nella comprensione di questo fenomeno e quindi nel porre sul piano di un percorso di lunga lena il processo storico di una società socialista e quindi della necessità per i comunisti di passarsi questo obiettivo di generazione in generazione, ponendo per ogni fase storica delle tappe e degli obiettivi da conseguire. Tra questi obiettivi ce ne sono due fondamentali della storia recente del Partito Comunista Cinese, che sono i due obiettivi centenari, ossia gli obiettivi che la Cina deve saper raggiungere in occasione del centenario della fondazione del partito, quindi 2021, e in occasione del centenario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese, quindi nel 2049. L'obiettivo centenario che è stato raggiunto, cioè quello della costruzione di una società moderatamente prospera e quindi del processo di eradicazione della povertà assoluta dal paese. Questo partito è stato capace in 40 anni di portare fuori dalla soglia della povertà assoluta 800 milioni di persone. Il contributo più importante, questi sono dati delle Nazioni Unite, il contributo più importante alla lotta contro la povertà a livello mondiale è stato portato avanti dal processo cinese di eradicazione della povertà. E se non ci fosse stato il contributo cinese, la battaglia mondiale per la lotta alla povertà avrebbe subito, diciamo così, avrebbe avuto un risultato negativo. E questo aspetto si coniuga con l'altro obiettivo centenario, quello del 2049, in cui si fissa il traguardo di costruire un paese socialista moderno che sia prospero, forte, democratico, culturalmente avanzato e armonioso. Il che rimanda a un tema straordinario, un altro elemento di innovazione del pensiero marxista a livello mondiale. E cioè, diversamente da quella che è stata la storia anche delle esperienze sovietiche del Novecento, dove ci si è illusi che nel quadro del socialismo e quindi nel quadro del soddisfacimento dei bisogni materiali più immediati della popolazione non ci fosse bisogno di un ordinamento e di un riferimento dal punto di vista di quella che viene chiamata la rule of law, del governo della legge. Loro invece fissano, dopo aver risolto i problemi materiali, appunto di soddisfacimento della povertà assoluta, un elemento di innovazione per costruire una rule of law con caratteristiche cinesi, ma soprattutto per costruire un quadro di legge socialista. Perché proprio il soddisfacimento di quei bisogni materiali crea nella popolazione il bisogno anche di un elemento di innovazione dal punto di vista del quadro normativo, e su questo il partito offre appunto una,
un bisogno, perché ovviamente il processo di costruzione socialista, che è un processo storico, è un processo di lunga lena, come ci hanno insegnato, vive diverse fasi, e dopo essere passati, e chiudo, essere usciti dalla fase del sottosviluppo, oggi si pone il problema di costruire appunto una Cina che sia forte, che sia democratica, cioè con democrazia socialista, che sia culturalmente avanzata e che sia armonioso. Concludo davvero in un minuto con l'ultimo, telegramma che mando, e cioè la proposta della leadership cinese della costruzione del destino della comunità dal destino condiviso per l'umanità, che rappresenta una linea strategica non solo, alternativa rispetto alla legge del più forte e all'arroganza portata avanti dagli Stati Uniti d'America e dai paesi imperialisti, ma rappresenta una linea strategica per il mondo che riconosce le differenze, non le cancella, le abbraccia e costruisce una politica, spinge la politica mondiale nel riconoscimento di queste differenze a trovare le soluzioni, perché secondo la cultura anche marxista l'umanità, a differenza, non, indipendentemente dalle differenze di razza, sociali, culturali o economiche, la popolazione di tutto il mondo vive gli stessi bisogni e vive degli stessi sogni, e quindi la politica deve essere spinta a dare delle soluzioni a questo problema. Ho concluso dicendo che in tanti negli anni 90 hanno detto che in qualche modo l'esperienza socialista era finita, avevano decretato la fine dell'esperienza marxista e dell'esperienza socialista del mondo. Non si potrà mai decretare questa fine finché resteranno aperte esperienze di transizione al socialismo, come quella cubana, come quella vietnamita, come quella cinese ovviamente. Ed ovviamente il contributo che il Partito Comunista Cinese sta dando non solo al popolo della Cina, ma al pensiero marxista fondamentale, è per noi la garanzia migliore per una vitalità e una diffusione di questo pensiero a livello internazionale. Per cui viva il Partito Comunista Cinese, viva il centenario del Partito Comunista Cinese. Grazie compagno. Grazie, arriviamo alla seconda parte di questa giornata di lavori, nella quale introduco l'intervento del nostro ex dirigente del Partito Comunista Italiano Storico, Norberto Natali, che si accomoda e che siamo molto contenti di avere qui con noi. Solo pochi minuti, care compagne e cari compagni, perché c'è ben poco da dire dopo due relazioni così istruttive che hanno convinto tutti di aver fatto bene a venire. Quindi io farò solo poche considerazioni sotto la mia esclusiva responsabilità personale, sulla, sia pure alludendo al tema della nostra manifestazione, però parlerò più dell'Italia. Voi mi capirete, qualcosa che riguarda il dibattito tra le forze politiche sulla situazione politica nel nostro paese, perché penso che anche chi non è potuto venire questa sera si rammaricherà di non aver ascoltato le relazioni che mi hanno preceduto e i discorsi che seguiranno fra poco. Quando era ieri sera, penso che sui messaggi del mio profilo Facebook si erano accumulati, direi, forse 40 messaggi di compagni, di amici che si rammaricavano di non poter venire qui oggi, perché oggi comincia per i romani, per il ponte tradizionale, la prima vera liberazione dalle condizioni di vita della pandemia di quest'ultimo anno. Se lo dico perché il popolo, specie i più poveri, i lavoratori, ma in particolare i bambini, gli adolescenti e anche qualche fascia di età superiore hanno sofferto molto. Le privazioni, le pene, i sacrifici sopportati nei mesi peggiori di questa pandemia, un anno di esperienze negate per gli adolescenti, è un danno pesante.
la gente non ne poteva più, è andata via. Ma io vorrei partire da qui per dire ai giovani, alle famiglie, i problemi e le sofferenze di questo anno si trasformeranno in desideri se noi ci facciamo trascinare ancora una volta verso una guerra mondiale dalle classi dirigenti del nostro paese e dalle forze internazionali alle quali queste classi dirigenti sono asservite. Le sofferenze, il dolore, il lutto che porta la guerra comincia ancora prima degli eventi bellici, comincia con i gravi sperperi che poi pagano i lavoratori e i giovani che si realizzano con le spese militari, non solo spese ingenti, gigantesche, sottratte a investimenti che possono servire per lo sviluppo di tutti, ma lo sperpero di cambiare in continuazione i sistemi d'arma perché via via vengono resi obsoleti, anche quando non vengono usati, perché bisogna sempre incessantemente, ossessivamente spendere di più per armi sempre più micidiali e disumane. Comincia ancora prima, quando invece di una politica di bene comune, di futuro condiviso dall'umanità, come viene proposto da molti paesi e forze politiche di tutti i continenti, in primo luogo dalla Repubblica Popolare Cinese, si pretende di creare un clima di tensioni e di conflitti che non fa altro che sfavorire l'economia, i rapporti positivi, produttivi, gli scambi tra i popoli e i continenti. E chi paga sono sempre i lavoratori, sono sempre i giovani che vengono calpestati sempre di più nelle loro condizioni materiali e morali di vita. Dunque noi abbiamo delle classi che da secoli sono abituate a preparare le masse alla guerra, orientandole. Voi sapete, qui a Tiburtino Terzo molti ricordano che un tempo si diceva, e molti lo pensavano in buona fede, che chi vi sta parlando era un terrorista, un assassino, coinvolto in omicidi. Dopo si è visto che fine hanno fatto quelle chiacchiere, ma si è capito pure che ragionando un pochino si poteva dubitare fin dall'inizio. Abbiamo avuto anche altri esempi, quando si disse che il taglio di 4 punti di scala mobile, 13 euro attuali, servivano per combattere la disoccupazione giovanile e per destinare al nostro paese una prospettiva di crescita, di piena occupazione, di rilancio economico, per il quale furono perfino insultati il Partito Comunista e il compagno Berlinguer perché si opponevano a quel taglio. Abbiamo visto poi quanto erano veritiere quelle menzogne e quegli insulti. Per non parlare delle pensioni, che molti sono convinti in buona fede che purtroppo, ancorché spiacevolmente, è necessario per l'aumento dell'età media della vita massacrare le pensioni, andarsela a prendere persino con le vecchiette perché hanno persino ridotto le pensioni di reversibilità, destinare i giovani, come è vero, ammesso anche dall'INPS, che i nostri giovani in media avranno pensioni di miseria, di fame nella loro anzianità. Eppure basta pensare che un operaio della Fiat, della ex Fiat per esempio, produce ora in circa 9 anni e mezzo quello che negli anni 80 del secolo scorso un operaio produceva in 40 anni, per comprendere che forse per dare ragione a queste pretese la vita media dovrebbe aumentare di 120 anni e anche bisognerebbe chiedersi su quali parametri viene valutato l'aumento della vita media, se su quella dei lavoratori o quella di tutta la società viene valutata la vita media in base alla quale si costringono ormai i lavoratori a stare al lavoro, alla catena, fino a 67 anni e tutti hanno capito che è solo questione di tempo, per cui questa età verrà portata a 70 anni. Ecco, gli stessi sistemi, la stessa gente, le stesse forze con gli stessi criteri oggi vorrebbero
che noi nel popolo, tra la gente che lavora e che vorrebbe vivere onestamente di lavoro e che è costretta tante volte ad implorarlo il lavoro, vorrebbe che si generasse un clima di risentimento, di sospetto, di pregiudizio contro la Repubblica Popolare Cinese come contro tanti altri paesi. Ecco, chi è per secoli e secoli è andato in giro nei continenti e veramente, forse non lo sa l'onorevole Salvini, ma veramente per secoli nelle Americhe, in Africa, in Australia, in tante zone dell'Asia, sono arrivati con le armi e con gli eserciti e hanno sterminato intere popolazioni, sono sbarcati e hanno tolto a chi viveva lì da sempre la casa, la terra, il lavoro e la vita. Questa gente oggi, chi l'ha fatto questo? Chi è questa gente? I francesi, gli inglesi o gli italiani? No, sono i capitalisti, è la borghesia che sta in Inghilterra, bravo, che bravo, sta in Francia, Roberto, bravo, che sta in Italia, bravo, che ci ha costretto a questo. La Cina è un paese, concludo, è un paese che ha forse, io non sono uno storico come il compagno Alex, mi correggerà se sbaglio, la Cina è un paese che nel giro di una generazione o poco più ha avuto uno sviluppo, dice il Fondo Monetario Internazionale, che nell'arco di un ventennio ha moltiplicato per 15 il prodotto interno lordo. Ha avuto uno sviluppo che certamente, piaccia o non piaccia, non ha altri pari nella storia di qualsiasi Stato, nella storia dell'umanità. Non so se c'è stata un'altra nazione che nello stesso arco di tempo ha avuto uno sviluppo della propria forza produttiva, della propria ricchezza, ha avuto l'esperienza che ci ha raccontato il compagno Marinjò. Bene, io vedo, per non fare la fine che vorrebbero farci fare quelli che ci dicono che vanno massacrate le pensioni per l'aumento dell'età della vita, io vedo che questa nazione ha avuto questo sviluppo senza fare una guerra, senza invadere un paese, senza opprimere nessuno, e le sue forze armate se le tiene in casa. Io non ho notizia di basi militari della Cina in Europa o in altre parti, mentre a loro li circondano continuamente di provocazioni. Che cosa ci fanno le navi militari degli Stati Uniti a 10.000 km da casa, intorno alle coste cinesi? Questa gente che finge di non sapere chi ha abbattuto l'aereo di Ustica facendo morire 100 italiani innocenti e inconsapevoli, questa gente che copre da oltre 70 anni, spalleggia Israele, che da 70 anni ha violato sistematicamente più di 70 risoluzioni delle Nazioni Unite, vuole trascinarci in un periodo di guerra e di conflitto, parlando addirittura di legalità internazionale, parlando di democrazia, dando lezioni di democrazia. Bene, noi queste lezioni, da chi ci costringe alla disoccupazione, alla precarietà, da chi umilia i nostri giovani, verso chi invece ha fatto in modo che i salari nel proprio paese aumentassero di oltre il 10% l'anno, di chi è stato detto ha liberato 800 milioni di persone dalla povertà, dall'asservimento, dalla disperazione che ancora è conosciuta da tanta parte dell'umanità. Noi non l'accettiamo, noi pensiamo che il Partito Comunista Italiano dovrà risorgere, e concludo, perché come dimostra il Partito Comunista Cinese, come ha dimostrato il nostro partito, non ci può essere per i lavoratori, per i giovani, per il proprio futuro, nessuna conquista, nessun riscatto, se non con l'unità e con la lotta che garantiscono i partiti comunisti. Solo così otterranno quello che non otterranno mai supplicando in ginocchio i padroni. Viva i partiti comunisti di tutto il mondo! Viva! Grazie compagni! Dopo l'appassionato intervento di Norberto Natali, che ringraziamo infinitamente, infinitamente, grazie Norberto. Ho il piacere di introdurre l'intervento del capo della sezione politica dell'ambasciata della Repubblica Popolare Cinese, Zhang Yanyu. Grazie. Grazie. Posso? Sì, grazie, grazie.
proprio a tutti, sì, sì. Egregio segretario nazionale Alpo Resi, cari campagne, cari campani, sì, oggi sono molto molto lieto di partecipare alla nostra riunione. Vorrei condividere la mia comprensione e conoscenza sulla storia di Partito Comunista Cinese sin da sua fondazione nell'anno 1921. Oggi non ripeterò la storia della neve rosa o i significati di doveri comuni dei giovani comunisti. Il mio discorso si racconta su un lavoro di Partito Comunista Cinese per tutti i membri di partito, la campagna dello studio e dell'istruzione della storia di nostro partito. Sì, nel secolo scorso il Partito Comunista Cinese è stato con i piedi per terra e ha fornito servizi alla gente cinese. Il partito ha guidato il popolo nella rivoluzione, nella costruzione, nella riforma e nella lotta contro le inondazioni, i terremoti, l'epidemia, per esempio sì, come pandemia sì, l'anno scorso e quest'anno. Il partito ha sempre superato le difficoltà e rimane pienamente impegnato a favorire il sostenimento della gente, mentre il lavoro pratico è la prova più forte, i cuori delle persone sono il più grande potere politico e a causa dell'attenzione ad azioni credibili, attribuendo grande importanza al lavoro pratico e risolvendo continuamente problemi di pensante preoccupazione pubblica, che il nostro partito ottiene sempre il più ampio sostegno tra gente e la guida nella creazione di miracoli su miracoli. Lanciare la campagna per l'apprendimento e l'istruzione della storia del partito nostro per tutti i membri del partito è una decisione importante presa dal Comitato Centrale del PCC, basata sul nuovo punto di partenza della storia secolare del partito. È una decisione importante coordinare la strategia globale per il grande rigiovanimento della nazione cinese a questo secolo e i cambiamenti senza precedenti nel mondo in un secolo e per mobilitare tutti i membri del partito e l'intera nazione per dedicarsi con piena fiducia alla costruzione di un moderno paese socialista sotto tutti gli aspetti. Durante la campagna per lo studio e l'educazione della storia del nostro partito, il segretario generale Xi Jinping ha spiegato il grande significato del lancio della campagna, ha interpretato il punto chiave e le esigenze lavorative, e ha mobilitato e organizzato l'apprendimento e l'istruzione della storia del partito in modo completo. L'importante discorso del segretario generale Xi, con una prospettiva strategica, una visione ampia e pensieri di vista portata, ha tracciato il corso e ci ha fornito una linea guida fondamentale per portare avanti questa campagna. La storia è la migliore insegnante. Il PCC ha sempre attribuito importanza all'apprendimento e all'istruzione della storia del partito, concentrandosi sull'ispirazione dello spirito combattivo, indicando la direzione del progresso attraverso la lotta del partito e le grandi conquiste. Il nostro partito ha rafforzato la sua convinzione e unito la sua forza attraverso le gloriose tradizioni e lo stile ha raffinato del partito e ha illuminato la sua saggezza e ha affinato il suo carattere attraverso le pratiche, le creazioni e l'esperienza storica del partito. Dal 18° congresso nazionale del Partito Comunista Cinese, il Comitato Centrale del PCC con il nucleo dirigente del compagno Xi Jinping ha attribuito grande importanza
all'apprendimento della storia del partito e ha presentato una serie di requisiti. Nell'importante momento della celebrazione del centenario del nostro partito e nel momento critico in cui i due obiettivi centenari convergono, è opportuno e necessario che tutti i membri del partito si concentrino sull'apprendimento e sull'educazione della storia del partito. Dobbiamo renderci pienamente conto che la storia del partito è un libro di testo ricco e vivido, il capitolo più epico della storia cinese dai tempi moderni. Dovremo custodire la storia del partito, studiarla in profondità, con attenzione, pubblicarne la storia con tutti gli impegni e dare in pieno gioco al suo ruolo di imparare dalla storia ed educare le persone. Il centenario del PCC è stato un secolo di adempimento incrollabile delle nostre missioni originali, un secolo di aratura faticosa e di solide fondamenta, e un secolo di creazione di risultati brillanti e di apertura al futuro. Nella continua lotta degli ultimi 100 anni, il Partito Comunista Cinese ha portato il popolo a creare una grande storia, forgiato grandi spiriti e accumulato una preziosa esperienza. La nazione cinese ha fatto un grande passo in avanti, si è alzata, si è arricchita e si è rafforzata. Ha creato un grande miracolo nella storia dello sviluppo nazionale cinese e nel progresso della società umana. Dallo specchio impariamo noi stessi, dal passato impariamo a conoscere il futuro. Mentre avanziamo non possiamo mai dimenticare la rotta che abbiamo percorso, non importa quanto lontano andiamo e quanto glorioso possa essere il nostro futuro, non dovremmo mai dimenticare il passato e il motivo per cui siamo partiti. Quindi studiare la storia di 100 anni e muoversi meglio verso il futuro. Il viaggio di 100 anni tra Cina avanza con grande slancio e la sua aspirazione originale rimane ancora più salda oggi. La ragione fondamentale è l'adesione del nostro partito all'aspirazione e alla missione originaria di ricercare la felicità per il popolo cinese e l'ingiovanimento per la nazione cinese, per la fondazione della Repubblica Popolare Cinese. Come dice un proverbio cinese, la conoscenza è l'inizio dell'azione, mentre l'azione è il completamento della conoscenza per portare avanti l'apprendimento e l'educazione della storia del nostro partito, e dobbiamo rimanere impegnati nella nostra aspirazione e missione originali, guardando indietro agli ultimi 100 anni, rimanere fedeli al principio di servire le persone, la gente, con tutto il popolo, con tutto il cuore, e promuovere ulteriormente la buona condotta del lavoro pratico, risultati pratici e la creazione di risultati pratici attraverso l'apprendimento e l'educazione della storia del partito. L'intero partito sostiene il suo impegno nei confronti del popolo, rimane impegnato a servire il popolo e a fare affidamento sul popolo in tutti gli sforzi. Pone al centro dei suoi sforzi le aspirazioni del popolo a vivere una vita migliore. Il partito deve essere chiaro sulla questione di chi siamo, chi rappresentiamo e su chi contiamo. I risultati di questa educazione e apprendimento dovrebbero essere trasformati nell'efficienza e nella motivazione del nostro lavoro. In questo modo il nostro partito può conquistare ulteriormente la fiducia e il sostegno della gente di popolo e consolidare i suoi stretti legami con il popolo. Secondo, vorrei dire
parole su l'Ecuador di decimo piano quinquennale, si tracina, si durante il tredicesimo piano quinquennale cinese una società benestante sarà completamente completata come previsto. Il traguardo del primo centenario è stato raggiunto. Nel periodo del quattordicesimo piano quinquennale, guidato dalla proposta del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese sulla formulazione del quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale nazionale, gli obiettivi a lungo termine per il 2035. Il periodo iniziato dal 2021, da quest'anno. Il quattordicesimo piano quinquennale non è solo un piano a medio-lungo termine elaborato nell'ottica di una guerra prolungata, ma anche il primo piano quinquennale per sfruttare la situazione per iniziare un nuovo percorso di costruzione di un paese socialista moderno a tutto tondo e marciale verso la meta del secondo centenario. Già nel 2013 il segretario generale Xi ha sottolineato con grande lungimiranza, affrontando il futuro, la Cina si muoverà successivamente verso due obiettivi ambiziosi. Primo, entro il 2020, il reddito pro capite dei residenti urbani e rurali raddoppierà dal 2010 e sarà completamente completato una società benestante che beneficia più di 1 miliardo di persone. Il secondo è costruire un paese socialista, moderno, prospero, democratico, civile e armonioso entro il 2049, quando 100 anni fa verrà fondata la nuova Cina. Il nuovo viaggio di costruzione globale di un moderno paese socialista avviato dal quattordicesimo piano quinquennale è proprio all'incrocio storico di questi due grandi obiettivi. Il suo tempismo è speciale, significativo e di vasta portata. La proposta dichiarata al partito dentro e fuori, in patria e all'estero. Il periodo del quattordicesimo piano quinquennale avvierà un nuovo percorso di costruzione di un paese socialista moderno a tutto tondo. La parola a tutto tondo ha un significato profondo. Gli antichi dicevano: coloro che dovrebbero essere sfruttati, lo slancio non deve essere perso, e anche il tempo lo è. Prima di tutto si riferisce al popolo cinese, ai cinesi nazionali, al fine di ottenere il grande rigiovanimento della nazione cinese. In secondo luogo si riferisce ai vantaggi globali che il nostro partito e il nostro hanno accumulato in un lungo periodo di tempo, hanno continuato a esistere, hanno La proposta riassume ampiamente questo vantaggio globale come significativi vantaggi istituzionali, migliore efficienza della governance, miglioramento economico a lungo termine, solide basi materiali, abbondanti risorse umane, ampio spazio di mercato, forte resilienza allo sviluppo, stabilità sociale complessiva e molteplici vantaggi per il continuo sviluppo. Inoltre fa anche riferimento alla tendenza di fondo e al buon atteggiamento del nostro partito e del Paese in tutti gli aspetti del lavoro, senza fermarsi, cercando progressi nella stabilità.
ciò include la tendenza a salire a est e cadere a ovest nei equilibri internazionali. La Cina è stato il motore della crescita economica mondiale per molti anni e la sua quota, il suo potere di moderamento nella struttura internazionale hanno continuato a crescere. La prevenzione e il controllo delle epidemie della Cina ha raggiunto importanti risultati strategici e lo sviluppo economico ha mostrato buoni risultati. La popolazione e le industrie della Cina continuano ad accumulare in modo ordinato nelle città e nei agglomerati urbani. La tendenza di fondo di un significativo miglioramento nei standard di vita delle persone e nella continua espansione dei gruppi al reddito medio, eccetera. Al momento e per un periodo di tempo di futuro, finché continueremo a valutare la situazione, cogliere la tendenza, generare, sfruttare meglio la situazione e seguire la tendenza, saremo sicuramente in grado di cogliere le opportunità, affrontare sfide, cercare vantaggi ed evitare svantaggi e andare avanti con coraggio. Il design di alto livello della proposta per questo nuovo viaggio incarna pienamente la necessità di una pianificazione a lungo termine con sufficiente pazienza storica e un senso di urgenza per lavorare nel presente. La proposta trae l'essenza dell'obiettivo a lungo termine si raggiunge sostanzialmente la modernizzazione solarista entro il 2035, cioè un ingresso, cioè entrare in prima linea nei paesi innovativi. E tre, le realizzazioni di base, cioè realizzare fondamentale nuova industrializzazione, informatizzazione e urbanizzazione, e modernizzazione agricola, realizzando fondamentale la modernizzazione del sistema di governance nazionale e delle capacità di governance e sostanzialmente raggiungere l'obiettivo di costruire una bella Cina. Completamento di base significano costruire un sistema economico moderno, costruendo un paese forte nella cultura, nell'istruzione, nel talento, nel potere sportivo, nella Cina sana. È fondamentale costruire un paese governato dalla legge, un governo governato dalla legge e una società governata dalla legge. Due formazioni, cioè un nuovo modello di apertura al mondo esterno, un'ampia produzione e stile di vita verde, il livello dei paesi a medio sviluppo e dei gruppi a reddito medio si è ampliato in modo significativo. Due miglioramenti, cioè la partecipazione alla cooperazione economica internazionale e alla nuova competizione. I vantaggi devono essere notevolmente aumentati e la soft power culturale del paese deve essere notevolmente rafforzato. Un sostanziale progresso significa che la vita delle persone sarà migliore, lo sviluppo generale delle persone e la prosperità comune di tutte le persone devono essere compiuti con i progressi sostanziali più evidenti. Questo obiettivo a lungo termine di raggiungere sostanzialmente la modernizzazione socialista entro il 2035 non è solo in linea con il pensiero di sviluppo incentrato sulle persone del nostro partito, con il nuovo concetto di sviluppo, di innovazione, coordinamento verde, apertura e condivisione, e allo stesso tempo promozione sociale, equità e giustizia, realizzando gradualmente per tutte le persone. La logica storica della prosperità comune è la stessa, la logica teorica si sostiene a vicenda, la logica pratica è intrecciata e l'obiettivo è coerente. Inoltre, nell'ambiente esterno
altamente incerto e instabile che la Cina affronterà nel presente e nel futuro, con un alto grado di fiducia in se stessa e la determinazione ha dato alle persone di tutti i gruppi etnici in tutto il paese un senso di guadagno, felicità e sicurezza. Indubbiamente questo è qualcosa che solo il Partito Comunista Cinese, un partito di marxista che è bravo a coltivare opportunità nelle crisi e aprire nuove situazioni in mezzo ai cambiamenti. Il Partito Comunista Cinese può dirlo e farlo. Avendo un tale partito di comunista come la spina dorsale più affidabile del popolo cinese, il Partito Comunista Cinese è degno dell'orgoglio del popolo di tutto il paese. Per quanto riguarda l'implementazione completa di un nuovo concetto di sviluppo su questa proposta, vorrei dire che questo concetto di sviluppo perfetto, il concetto di sviluppo di innovazione, coordinamento, il verde, l'apertura e la condivisione devono essere saldamente stabiliti. La proposta è conforme alla nuova situazione, ai nuovi compiti della Cina che entra in una nuova fase di sviluppo, costruisce un nuovo modello di sviluppo. L'attuazione globale del nuovo concetto di sviluppo proposta dalla proposta è controllare con successo il Comitato Centrale del Partito con il compagno Xi Jinping come nucleo dirigente. Il pensiero economico di Xi sul socialismo con caratteristiche cinesi per la nuova era, incluso il nuovo concetto di sviluppo formato nella pratica dello sviluppo economico e pienamente implementato nell'intero processo in vari campi della nuova fase di sviluppo e del nuovo modello di sviluppo. Anche il segretario generale Xi ha sottolineato la teoria ha origine dalla pratica ed è utilizzata per guidare la pratica. Fin dalla riforma e dall'apertura, il nostro partito ha prontamente sintetizzato pratiche nuove e vivide e promosso continuamente l'innovazione teorica, focalizzandosi su concetti di sviluppo, proprietà, sistema distributivo, funzioni di governo, meccanismi di mercato, macrocontrollo, struttura industriale, governo societario, struttura, sicurezza dei mezzi di sussistenza delle persone e governanza sociale. Sono state tratte molte importanti conclusioni sulla questione. Questi risultati teorici di riflettere le caratteristiche dei tanti, poi la regolarità ed essere creativi, non solo hanno guidato efficacemente la pratica dello sviluppo economico della Cina della nuova era, ma hanno anche aperto un nuovo regno dell'economia politica marxista. Il segretario generale Xi Jinping ha anche sottolineato che dobbiamo usare la metodologia dell'economia politica marxista per approfondire la nostra comprensione delle leggi dello sviluppo economico della Cina e migliorare la capacità e il livello di guidare lo sviluppo economico della Cina. La proposta ritratta dal segretario generale Xi in questo senso incarnano pienamente queste nuove esigenze, nuovi ambiti e nuove intese e nuove comprensioni, nuove generalizzazioni e nuovo stato della legge, della modernizzazione socialista che sono state testate con successo durante il 13° piano quinquennale per i 8. Cari amici e compagni, oggi siamo qui riuniti per celebrare il 100° anniversario della fondazione del Partito Comunista Cinese. Abbiamo bisogno
di saperne di più l'uno dell'altro e abbiamo bisogno di maggiore cooperazione in futuro tra i nostri due partiti. Ecco, grazie ancora a PCI, Partito Comunista Italiano, per questo invito. Credo che con i nostri sforzi congiunti possiamo costruire un mondo migliore e più bello. Grazie a tutti. Grazie compagno Giango. Bene, la parola al segretario nazionale Alboresi. Unendomi in premessa al ringraziamento al circolo Arci Concetto Marchesi che ci ospita, penso si possa esprimere soddisfazione per la riuscita di questa iniziativa, la prima in presenza dopo tanto tempo a causa della pandemia da Covid-19 con la quale l'intera umanità continua a fare i conti. Desidero innanzitutto ringraziare con i presenti coloro che con il loro contributo l'hanno resa possibile. Abbiamo attribuiamo grande importanza al tema posto al centro della stessa. Il centenario della nascita del Partito Comunista Cinese, che coincide con quella del Partito Comunista d'Italia, poi Partito Comunista Italiano, e con quella di diversi altri partiti comunisti nel mondo, costituitosi in quello stesso anno, 1921, sull'onda dei sommovimenti conseguenti all'affermazione della rivoluzione d'ottobre. La trasformazione più profonda della struttura del mondo, una rottura radicale del potere costituito verso una nuova dimensione. Che cosa ha significato la stessa per i destini dell'umanità molto è stato detto, così come molto ci ha detto la relazione di Obel oggi circa la storia del Partito Comunista Cinese, il suo dispiegarsi nel tempo, la sua capacità di lettura della realtà, di adeguare la propria linea politica alla stessa, del sapere quindi tenere assieme teoria e pratica politica ribadendo il primato di quest'ultima. In ciò è stato sottolineato sta la chiave del successo del Partito Comunista Cinese, che si è posto e si pone come riferimento per l'insieme dei partiti marxisti impegnati nel mondo a misurarsi con le sfide di inedita portata che hanno investito il pianeta, che sottolineano l'esigenza di un'alternativa al sistema capitalista, che operano per la formazione di una moderna società socialista entro l'orizzonte ideale rappresentato dal comunismo. Attraverso l'azione del Partito Comunista Cinese, quel grande paese, la Cina, si è imposta all'attenzione generale e con essa si è posta e si pone la questione della costruzione di una moderna società socialista, in stretta aderenza alla propria realtà, il socialismo con caratteristiche cinesi. Un processo, quello promosso dal Partito Comunista Cinese, sul quale si è discusso e si discute molto. Noi, il PCI, lo dico con estrema convinzione, siamo certi che esso è pienamente dentro il pensiero marxista, è parte del suo sviluppo, ha fatto tesoro della stessa esperienza dell'URSS, delle diverse esperienze dichiaratamente socialiste concretizzatesi, della storia del movimento comunista internazionale. I risultati conseguiti ad oggi dalla Cina, un paese di oltre 1,4 miliardi di persone, sul piano economico-sociale sono sotto gli occhi di tutti, confermati dai diversi organismi internazionali e vanno colti appieno, tanto ci ha detto al riguardo la relazione di Marinjò, così come va colta appieno ciò che muove l'azione del Partito Comunista Cinese. Il benessere del popolo è sottolineato come l'obiettivo primario di una società socialista, l'orizzonte entro il quale dichiaratamente, concretamente muove l'azione del partito, come ripetutamente sottolineato dal presidente Xi Jinping e come con dovizia di particolari ha evidenziato oggi l'intervento del compagno Zhang. Come PCI siamo convinti
che quella messa in campo dal Partito Comunista Cinese è un'esperienza originale dallo stesso tempo efficace, volta alla costruzione di una moderna società socialista. Tale esperienza, il suo futuro, ne siamo consapevoli, è legato alle prospettive offerte dalla situazione internazionale. Ci misuriamo con diversi dati di fatto. Gli sforzi del Partito Comunista Cinese e della Cina sono orientati alla pace, alla risoluzione pacifica delle controversie internazionali, all'affermazione di uno stabile ordine internazionale funzionale all'affermazione di tale esperienza. E l'obiettivo dichiarato, perseguito, della costruzione di un'umanità con un futuro condiviso è la giusta risposta data alla realtà attuale, ad una fase storica caratterizzata dalla globalizzazione, da un processo di interconnessione, di interdipendenza tra i diversi paesi e le diverse aree del mondo di assoluta e di inedita portata. L'esperienza cinese sta lasciando un segno importante in tale direzione, come dimostra ad esempio la stessa scelta di dare vita al progetto infrastrutturale con evidenti ricadute sul piano geopolitico rappresentato dalla cosiddetta Nuova Via della Seta. Un grande progetto strategico, oltre la sua stessa dimensione, il suo coinvolgere tanti paesi, lo smuovere enorme masse di denaro. Tale progetto non è volto a chiudere, ad isolare, a condizionare, come fu ad esempio il piano Marshall. Al contrario, esso si propone come una seta contrapposta a quella occidentale degli ultimi decenni ed è volto ad includere, a coinvolgere. Esso parte dalla Cina per andare oltre la Cina. Prospetta la ridefinizione dei rapporti tra Asia ed Europa e per come è articolato, coinvolgendo da subito anche l'Africa, evidenzia molteplici ulteriori possibili sbocchi. Che l'umanità si misuri sempre più con un destino comune è un dato di fatto, come dimostrato dalla stessa pandemia da Covid-19 con la quale essa sta facendo i conti. Siamo di fronte ad un insieme di questioni che connotano la sfida globale, pace, sviluppo, ambiente, diritti e così via, e che impongono innanzitutto un cambio di prospettiva, un diverso approccio culturale e politico assieme. Il capitalismo evidenzia sempre più la propria crisi strutturale, il suo essere un sistema che per crescere ha bisogno di distruggere ciò che costruisce si dimostra insostenibile, oltre che profondamente ingiusto, insensato, e pone l'intera umanità sull'orlo del baratro. Esso tuttavia nega la sussistenza dei problemi, propone con sempre maggiore enfasi la propria visione unilaterale, si propone con sempre maggiore aggressività, come testimonia in ultimo il Presidente degli Stati Uniti d'America Joe Biden. Il proporsi di una dimensione euroatlantica guida statunitense, della quale la NATO rappresenta il braccio armato, dichiaratamente e concretamente volta a contrastare la Cina. Come da più parti sottolineato, i prossimi anni saranno segnati da un confronto sempre più marcato tra questi due scenari, tra queste due prospettive. Da questo punto di vista, la conclusione del vertice del G7 rappresenta un preoccupante cambio di strategia nei confronti della Cina, che va pienamente colto. Non può non preoccupare, infatti, la scelta di rafforzare la NATO, orientandone sempre più l'azione in direzione del suo contenimento, oltre che in chiave antirussa, poiché, lo si sottolinea apertamente, la sua ascesa è una minaccia alla sicurezza globale, verrebbe da dire a quale sicurezza globale, mette in discussione l'ordine economico mondiale, dominato finanziariamente dagli USA e dalle maggiori potenze occidentali. Anche a fronte di ciò, ne siamo convinti, è opportuno rilanciare in forme e modalità nuove, al passo coi tempi, un nuovo internazionalismo, ricercare il massimo delle alleanze possibili con tutte le realtà che non si rassegnano all'attuale scenario, nella convinzione che un'alternativa è possibile, oltre che necessaria. Vanno infatti, come veniva ricordato, prefigurandosi una nuova guerra fredda e per quella via il rischio di un conflitto reale è dietro l'angolo. Per noi occorre promuovere, consolidare, innanzitutto ricercando la massima unità tra le forze politiche interessate, una battaglia politica e culturale assieme contro ogni forma di sinofobia, contro la riproposizione di steccati, di denuncia del ruolo e della funzione della NATO, dalla quale noi continuiamo a insistere, occorre che il nostro Paese esca.
Noi siamo per la pace, contro la guerra, e tanto ha detto al riguardo l'intervento del compagno Natali. Quanto messo in campo dal Partito Comunista Cinese e dalla Cina nello scorso e nell'attuale secolo costituisce un'esperienza di assoluto rilievo che ha contribuito e contribuisce al rilancio degli ideali e della prospettiva del socialismo su scala planetaria, che ha riproposto ciò all'attenzione generale. Un grande apporto, un grande contributo alla causa del socialismo, ieri come oggi, un bel modo di traguardare il proprio centenario. Viva il Partito Comunista Cinese, viva il comunismo. Bene, volevamo solo consegnare un ricordo al rappresentante dell'ambasciata cinese, e poi sono aperte le danze per il rinfresco che vi aspetta, quindi siamo tutti contenti di andare. Quindi se viene qui il nostro Antonio Pisa e il nostro rappresentante responsabile della formazione, possiamo consegnare un nostro documento contro la risoluzione del Parlamento europeo che vuole equiparare il comunismo al nazifascismo nella vostra lingua. Quindi se ci dice se siamo stati bravi, sì. Grazie, venite di qua. Prego, anche con il nostro segretario se vuole. Grazie a tutti, grazie. Bene. Grazie, lo consegniamo direttamente a Zhang e lui ci dice se siamo stati bravi. Ecco, così lo apre e ce lo dice. Tutti i romagnoli, responsabile della formazione della nostra. Grazie. Sessione. Ringraziamo tutti, sì, coloro che ci hanno ospitato. Questo ricordo dell'ambasciata cinese ricordo quello che sta succedendo adesso in Europa. Perché in Europa sta accadendo la cosa più brutta, più bestiale che possa accadere. Andiamo di corsa. Sì, l'attacco ai comunisti di tutto il mondo, perché l'attacco ai comunisti in Europa significa attacco ai comunisti del mondo. Cioè, sono stati votati documenti in Commissione Europea dove si paragona il nazifascismo al comunismo. Questo è un fatto molto grave. C'è una mozione in Parlamento adesso di un rappresentante di una forza politica, si chiama Fratelli d'Italia, che vuol dichiarare il Partito Comunista Italiano che è fuori legge. Questo è quanto. Quindi questo ricordo all'ambasciata cinese affinché possa anche l'ambasciata cinese farsi portatore di una battaglia più ampia rispetto a quello che sta accadendo in Europa. Grazie, grazie Presidente, grazie. Grazie. Grazie a tutti. Chi? Bene. Viva la Repubblica Popolare! Grazie, viva il comunismo. Il comunismo è la gioventù del mondo.